Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati. Scusate il ritardo, ma c'è stato un imprevisto per cui ho dovuto rimandare e rimandare la diretta. Mi dispiace, ma ho avuto un problema da risolvere. Niente di grave, però ho dovuto rimandare la nostra diretta. Ovviamente sono più tranquilla perché so che in questo orario difficilmente siete in diretta con me, quindi immagino facciate tutti la lezione in differita. Ok, andiamo ad impostare il nostro timer di 50 minuti e posizionatevi nella vostra sala fitness. C'è bisogno di un tappetino e di togliere eventualmente le scarpe e cominciamo con il nostro riscaldamento. Ci posizioniamo, quindi divarichiamo le nostre gambe, punte verso l'esterno. Andiamo a risucchiare la pancia, a rilassare le spalle e prendiamo aria e mandiamo l'aria fuori. Vai, due. E giù. Vai, tre. E giù. Cerchiamo di allungare la schiena e di ossigenare per bene il nostro corpo che ha bisogno di energia per poter lavorare, no? Vai, l'ultima volta, vado su, rimango su con le braccia e vado a sollevare una spalla alla volta verso l'orecchio. Vai, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Da qui blocco il bacino avanti e ruoto il busto. Guardo indietro e prendo aria e mando l'aria fuori e prendo aria e mando l'aria fuori e l'ultima volta su e mando l'aria fuori, ruoto, ritorno, porto le mani sulle anche. Da qui andiamo con la mobilità della schiena, vado giù, guardo avanti e poi arrotondo la schiena e ritorno, apro bene le spalle. Continuo ad avere lo sguardo avanti e poi arrotondo, guardo l'ombelico ancora in arco e arrotondo, prendo aria e mando l'aria fuori ancora quattro volte, ancora tre, ancora due. E l'ultima volta, da qui porto le mani sui fianchi e vado a fare una circonduzione del busto a destra. Uno, cerca di aprire bene il petto. Due, tre, quattro, cinque e cambia dall'altra parte. Uno, due, tre, quattro e cinque. Da qui porto le braccia lungo i fianchi, braccio destro su, sollevo bene la spalla e poi fletto leggermente il busto a sinistra. Di nuovo prendo aria, cambio e mando l'aria fuori. Porto sempre il braccio verso l'alto e mantengo le dita verso il soffitto. Prendo aria e mando l'aria fuori. Da qui ritorno con le mani ai fianchi e disegno dei cerchi a terra con delle circonduzioni del bacino a destra. Uno, due, tre, e cambio dall'altra parte. 1, 2, 3, 4 e 5. Da qui prendi aria e tuffati avanti, vai giù con le mani a terra, respira e rimani qualche secondo in postura. Lascia la mano sinistra a terra e distendi il braccio destro in alto, guarda la mano,
ritorna, prendi aria e cambia, manda l'aria fuori. E di nuovo dall'altra parte, allungati sempre di più verso l'alto e l'ultima volta. Ok, da qui andiamo adesso a ruotare il piede a destra, giù con il ginocchio, andiamo a portare il piede destro avanti, avanti, avanti e andiamo a spingere l'anca in basso, ok? Cercando di sentire una leggera tensione qui allo psoas dell'anca. Possiamo rimanere in questa posizione oppure portare le mani sulla coscia. Per chi ce la fa, può portare anche le braccia in alto. Qualche secondo e poi riporto le mani a terra, spingo il bacino indietro e vado ad allungare la gamba anteriore, faccio una bella gobbetta e guardo l'ombelico. Da qui vado avanti con il corpo, punto il piede sinistro sul tappetino e distendo le gambe. Da qui porto le mani al centro e vado dall'altra parte ad eseguire tutti gli esercizi. Spingo l'anca verso il basso, posso rimanere in questa posizione oppure portare le mani sulla coscia. Per chi vuole può portare anche le braccia in alto e rimanere in posizione qualche secondo. Ritorno giù, spingo il bacino indietro, distendo la gamba anteriore, gobbetta e guardo l'ombelico. Da qui ritorno avanti, punto il piede che sta dietro e distendo le gambe. Ritorno al centro, chiudo i piedi alla larghezza del bacino, piego le ginocchia e piano piano srotolo la schiena, ritorno su. Da qui vado ad effettuare il primo esercizio per le nostre gambe e per ovviamente per la nostra postura. Andiamo in sumo squat, portiamo la mano sinistra sul fianco, il braccio destro in apertura. Da qui spingo il bacino indietro, vado in sumo, ok? Quando scendo porto il braccio in alto e poi ritorno. Vai, mi allungo e spingo il bacino indietro contemporaneamente. Due, tre, quattro, cinque. 6, 9 e l'ultima volta rimani giù e da qui solleva per 10 volte il tampone rimanendo con il braccio in alto. 2, vai, 3, 4. 5, 6, 7, resisti, 8, 9 e l'ultima volta 10, poggia il tallone e torna su, rilassa le gambe e andiamo a fare ovviamente lo stesso esercizio con l'altro braccio, quindi sempre in sumo, mano destra qui sul fianco, braccio sinistro laterale. Vado giù, spingo il bacino indietro e intanto sollevo il braccio in alto e ritorno. 2,
3, respira, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultima volta rimani giù, mantieni la postura e solleva il tallone per 10, 9, 8, 7, 6, 5, allungati in alto, 4, 3, 2, 1 e da qui ritorna e scarica un pochino le gambe. Lo facciamo una terza volta utilizzando tutti e due gli arti superiori. Quindi sumo braccia in apertura, quando scendo porto tutte e due le braccia su e ritorno. Pronti, spingete bene il bacino indietro, mi raccomando, e mantenete le spalle in posizione frontale. Abbasso le spalle e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, rimani su e questa volta un tallone e poi l'altro. 2, rimani su con le braccia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Oh, ritorna. Potrebbe essere stato faticoso, ma proviamo a vedere anche la nostra muscolatura, sia della schiena che delle gambe, se ci sorregge è molto importante. Ok, adesso andiamo all'estremità del nostro tappetino e scendiamo giù per i prossimi esercizi. Prendo aria, srotolo la schiena partendo dalla cervicale, vado a piegare le ginocchia e porto le mani a terra. Rilasso la cervicale e le spalle e respiro. Da qui vado avanti, porto i polsi sotto la linea delle spalle, le ginocchia sotto la linea delle anche. Le spalle sono rilassate, inarco, prendo aria, inarco la schiena, mando l'aria fuori, arrotondo la schiena. Cerchiamo di concentrarci sulla mobilità della colonna vertebrale e di mantenere le braccia distese. Prendo aria, mando l'aria fuori, vai ancora 4, ancora 3, ancora 2 e l'ultima volta. Da qui punto i piedi sul tappetino, spingo il bacino in alto e poi distendo le braccia. Chi ce la fa può distendere le ginocchia e addirittura appoggiare i talloni a terra. Se volete aumentare l'allungamento della catena muscolare posteriore del corpo, andate con le mani un pochino più avanti e rimanete in posizione. Da qui dobbiamo assolutamente rilassare le spalle, risucchiare l'ombelico e spingere con il sedere in alto, respiriamo profondamente, cerchiamo di appiattire il dorso e rimaniamo qualche secondo.
E da qui andiamo in posizione del plank, ok? Da questa posizione andiamo a toccare con il ginocchio a terra, ritorniamo su e andiamo, camminiamo verso i piedi con le nostre mani, andiamo su a srotolare la schiena e poi ritorniamo allo stesso modo, camminiamo, 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 andiamo in plank, poggiamo il ginocchio sinistro e ritorniamo su. L'importante è che quando andiamo in posizione plank manteniamo sempre attivo l'addome, quindi chiudo bene l'addome. Stringo bene i glutei, vai destra, siamo a 3 e ritorno srotolando la schiena ogni volta, cammino, cammino, plank, sinistra, mantieni attivo l'addome e ritorna. Piano piano, di nuovo. Plank destro e ritorno. Vai, siamo a 6. Plank, tocco e ritorno. Vai, 7. Attiva addome e glutei. Tocca col ginocchio e ritorna. Sette. E ritorna. Otto. E ritorna, vai, ultimi due, 9 l'ultima volta rimaniamo giù, 10, tocco e ritorno giù con tutte e due le ginocchia. Ok, adesso andiamo a lavorare con il gluteo e l'anca. Da qui mani sotto le spalle sempre, ginocchia sotto le anche, manteniamo l'ombelico risucchiato, il bacino fermo e la testa, le spalle rilassate, la testa in linea con la schiena. Controlliamo bene tutto il nostro corpo, ok? Da qui andiamo a portare la gamba a 90 gradi e andiamo a incrociare dietro e poi ritorniamo su in spinta del grande gluteo. Vedete che il piede è a martello. Controlliamo la discesa, il bacino non ruota insieme all'anca e ritorno. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimango su e da qui distendo la gamba e poi porto di nuovo il tallone verso il gluteo. 2. Mantieni la stessa linea. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 e l'ultima volta 10. Da qui scendi
risali con la gamba destra. Uno, due, piano, controlla la discesa. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e l'ultima volta, 10, rimani qui e molleggia. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Unisci le punte dei piedi, divarica le ginocchia, allunga un pochino la schiena. Nella posizione in cui siete già e da qui andiamo con il piede a martello su, andiamo ad incrociare e ritorniamo. Uno, spingiamo bene verso l'alto e cerchiamo di controllare tutto il corpo. Stabilità. Tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani qui, distendi la gamba e poi ritorna con il tallone al gluteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qui vai giù e poi ritorna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo rimani su e molleggia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Vai adesso a unire le punte dei piedi, a divaricare le ginocchia, allunga la schiena. Andiamo adesso a lavorare in posizione laterale. Ci mettiamo direttamente sul fianco sinistro, lavoriamo con la gamba destra. Ok, da qui andiamo a sollevare i piedi, un esercizio che ovviamente già conoscete. Che cosa facciamo? Andiamo a chiudere le ginocchia, ritorniamo su, distendiamo la gamba. E poi ritorniamo in chiusura delle punte dei piedi. In questo movimento dobbiamo cercare di mantenere il bacino in posizione frontale, ok? È solo l'anca che si muove, che si va verso l'esterno per 10. 1 e distendo. 2. Cerco di spingere il ginocchio indietro. 3,
4, 5, 6, 7, 8, respira, 9 e l'ultimo, 10, da qui. Poggia la gamba che sta sotto, vai a chiudere le ginocchia portando il piede destro su in alto e distendi anche qui senza muovere il bacino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, respira, 9, 10, rimani qui e da qui giù e su, tocco il pavimento, ritorno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimani qui e dei cerchietti andando indietro, disegnali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e rilassa. Dai dei colpetti anche al gluteo e vai a posizionarti sul lato destro. Ricominciamo da capo con questi quattro esercizi. Quindi sui piedi andiamo a chiudere e a distendere poi la gamba una volta aperta, una volta che il ginocchio è in apertura. Via. 1. 2, cerchiamo sempre la stabilità del corpo, quindi non dondoliamo. 3, 4, respira. 5, 6, 7, 8. 9 e l'ultima volta 10. Da qui poggia la gamba destra, ruota, vedete l'anca, quindi porta il ginocchio in chiusura e il piede in alto e poi distendi la gamba senza muovere il bacino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Da qui su e giù la gamba, tocco il pavimento e ritorno in alto. 2, controllo del bacino. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Rimani su e piccoli cerchietti indietro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupera. Sciogli un po'. Ok, e da qui andiamo in posizione seduta, andiamo diciamo, mobilizzare un altro pochino la schiena, quindi distendo, prendo aria, arrotondo, mando l'aria fuori,
Vai, due, tre, quattro, cinque, sei, l'ultima volta. 8. Da qui rimani in questa posizione, porta le braccia avanti e vai su ad aprire le braccia lateralmente e poi ritorna con la schiena rotonda e riporta le braccia avanti. Ovviamente dobbiamo attivare l'addome quando scendiamo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, rimango in questa posizione e apro e chiudo, faccio questo, tipo un applauso o non applauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e scendo giù piano piano. Ok, da qui andiamo a portare le mani a terra, distendiamo le gambe se ce la facciamo, altrimenti anche con le gambe a 90 gradi. Divarichiamo le gambe portando i piedi a martello e da qui incrociamo le gambe portando le punte verso l'alto. Apro e incrocio. Vai, cerca di divaricare tanto e poi incrocia. 2, 3, 4, attiviamo i nostri adduttori, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da qui piccoli incroci, 1, 2, 3, veloci, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di nuovo divarica e incrocia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, incroci veloci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e giù, recupera, sciogli un pochino le anche e adesso andiamo sempre con il lavoro per il nostro addome, mani dietro la nuca, sulle gambe a 90 gradi. Andiamo in crunch e distendiamo le gambe in alto. Cerchiamo quando andiamo in crunch di mantenere i gomiti in apertura e il mento verso l'alto. Non dobbiamo andare a chiudere. E ritorno giù con le gambe e con il capo, con le spalle. 1. Prendi aria. Mandala via fuori. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani con le gambe su, divarica, estendi le braccia avanti. Cerca di rimanere con le spalle in alto. 2, spingi e ritorna. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani su con le spalle ancora, vai a portare le gambe a 90 gradi e un piede alla volta giù, 1, 2, 3, mantieni la contrazione dell'addome, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora un pochino, da qui unisci le punte dei piedi, cerca di scendere e di risalire con tutte e due le gambe, se non ce la fai ad arrivare giù senza inarcare la schiena, scendi di meno, 1, vai sempre su con le spalle, 2, 3, 4, resisti un altro po', 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e giù, porta le gambe al petto, poi un piede alla volta a terra, da qui porta le braccia a terra rilassate, poggia bene i piedi dritti, larghezza del bacino e andiamo a portare il bacino su, ok, e poi in basso. Durante questo esercizio dobbiamo lavorare molto sulla nostra schiena più che sui nostri glutei, nel senso che quando salgo devo staccare la schiena a partire dalla zona lombare arrivando alla zona scapolare. Al ritorno, al contrario, devo riattaccare la zona prima dorsale fino ad arrivare al coccige per 10 volte. Quindi questo sollevamento del bacino accompagnato alla percezione del movimento della nostra schiena, che è la cosa più difficile, soprattutto in discesa. Vai, 1 e scendi, 2 e scendi, 3 e giù, 4 e giù, 5 e giù, 6 e giù, 7 e giù. Ovviamente quando siamo in alto stringiamo forte forte i nostri glutei, 8 e giù, 9 e giù, 10, rimani in questa posizione, cerca di non far scendere mai il bacino e vai a dare dei calci avanti, prima con la gamba destra, poi con la gamba sinistra. Ogni volta che poggio il piede stringo prima il gluteo e poi distendo. 1, 2, cerco di non dondolare, stabilità, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù, piano piano, porto le gambe al petto, allungo un attimo la zona lombare e poi ritorno giù con le gambe, mani dietro la nuca, ripetiamo il circuito addome, da qui gambe a 90 gradi, salgo con le spalle, distendo le gambe in alto, 1 e ritorno giù, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultima volta rimani su con le spalle, divarica le gambe, spingi avanti le braccia e ritorna, sempre mantenendo le spalle su. 1, 2, 3, chiudi il mento e distendi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora spalle su, piego le ginocchia, un piede alla volta a terra, 1, mantieni la contrazione dell'addome, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E adesso tutte e due le gambe giù e poi su. 1, mantieni le spalle alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10, giù ritorno, piedi a terra, braccia a terra, vai con il movimento del bacino di nuovo, via, 1 e ritorno, piano schiena, propriocezione del movimento, percezione del movimento della schiena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta rimani su con il bacino, non scendere e calcio avanti, destro, sinistro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10 e giù piano piano, porta le gambe al petto, rilassa le spalle e il mento. Andiamo con la fase finale dello stretching. Importante come tutte le altre fasi di allenamento. Blocca la gamba destra al petto, distendi piano piano la gamba sinistra a terra e da qui distendi la gamba in alto e prova a raggiungere la caviglia con le mani. Vedete che le braccia sono distese, la fronte va in direzione del ginocchio e cambio, scambio la gamba e di nuovo distendo in alto e allungo, rimango qualche secondo su e cambio di nuovo, scambio la gamba, distendo e mi allungo ancora di più, ritorno, scambio per l'ultima volta,
distendo e mi allungo. Ritorno da qui, vado in posizione seduta, distendo le gambe, porto le mani, vedete, vicine al sedere e le dita indietro. Apro bene il petto, piedi in flex e respiro profondamente. Da qui distendo le braccia senza perdere la postura. E fletto avanti piano piano, raggiungendo la massima lunghezza senza farci del male. Rispettiamo la nostra lunghezza, soprattutto della schiena. Da qui ritorno, divarico le gambe. E di nuovo dietro con le mani vicine al sedere, apro bene il petto, respiro, da qui distendo le braccia in alto e vado ad allungarmi sulla gamba destra. Ritorno di nuovo, mani dietro, apro il petto, cerco di mantenere la postura, prendo aria e mi allungo sulla gamba sinistra. Ritorno di nuovo, apro bene il petto, allungo un pochino di più in alto e vado avanti, mi tuffo avanti, poggio le mani e rimango. Ritorno su. Perfetto, da qui vado in ginocchio, porto il carico sui piedi e piano piano srotolo la schiena in alto, l'ultima a salire la testa, prendo un bel respiro e giù. Ok, grazie mille per la vostra partecipazione, scusate ancora tanto per il ritardo. E noi ci vediamo domani con Stretching, Mobility e Gag. Vi farò sapere gli orari, comunque dovrebbero essere alle ore 8 Stretching e Mobility, ovviamente alle ore 9 Gag. Grazie mille, ancora buona giornata e buone feste.